Buongiorno e benvenuti al TG di Sanità e Informazione. Una colonna portante del sistema sanitario italiano sono i medici di famiglia, che nella maggior parte dei casi appartengono alla frangia over 50 dei professionisti sanitari italiani. Certamente la bravura è dettata anche dall'esperienza. Per loro la formazione diventa un requisito fondamentale per stare al passo con l'innovazione. E questo è il monito di Raffaella Micheli, segretario nazionale della Società di Medicina Generale. Ascoltiamo l'intervista. È importantissima perché l'età media dei medici di famiglia a questo punto è molto alta, più o meno oltre i 60, che significa che sono 40 anni che ci siamo laureati, più o meno. E le informazioni a quell'epoca erano molto diverse da quelle, non esistevano per niente i farmaci biologici, ho fatto un update anche su queste materie. Invecchiamento progressivo della popolazione, aumento delle malattie croniche e presa in carico del paziente sono solo alcuni degli oneri che il nostro sistema sanitario deve sostenere. Un rimedio per un sistema sempre più affaticato? Il value-based healthcare, una strategia per definire nuovi modelli sanitari evitando lo spreco di risorse. A tal proposito abbiamo intervistato Andrea Silenzi, del Centro di Ricerca sulla Leadership in Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ascoltiamo. È una strategia che ha un concetto molto semplice, quello di rimettere al centro la produzione di salute e quindi rappresentare il tutto in un rapporto che mette insieme al numeratore gli esiti di salute raggiunti da un'organizzazione o da un professionista sanitario rispetto ai costi diretti e indiretti. Tutto questo significa superare il concetto di sanità di prestazione e di modelli basati appunto su pagamento di prestazioni a pagamento dell'intero ciclo di assistenza. Tumore alla tiroide, ci sono due notizie, una buona e una cattiva. Quella cattiva è che si tratta di una neoplasia in aumento in Italia, mentre quella buona è che la mortalità rispetto a questa patologia è assolutamente in calo. A spiegarlo ai nostri microfoni è Alessandro Scoppola, referente regionale AME Lazio e responsabile dell'ambulatorio di endocrinologia dell'Istituto Dermopatico Immacolata. Vediamo il servizio. La tiroide sta aumentando ed è molto diffuso in Italia, in Europa e nel mondo, ma si è visto che la mortalità per questa neoplasia è estremamente stabile e non è incrementata quanto l'incidenza. Questo vuol dire che non si muore il tumore alla tiroide, non è una malattia incurabile e quindi anche qui bisogna sfatare la paura che molti pazienti hanno nella popolazione che di fronte a una diagnosi di neoplasia per forza si deve incappare, si deve entrare in quel difficile percorso che molte neoplasie invece gravi e serie possono avere. È gestibile, è curabile e molte volte si può anche quasi non trattare in certe piccole percentuali. È la seconda malattia più disabilitante del genere umano e a soffrirne sono in particolare le donne. Si tratta dell'emicrania, una patologia che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo. Quale sia l'impatto di questa patologia sulla qualità di vita e sui costi sostenuti dalla società, ce lo spiega Piero Barbanti dell'Istituto Scientifico San Raffaele La Pisana di Roma. Ascoltiamo l'intervista. L'impatto è estremamente alto per due motivi. Da un lato l'emicrania è la terza malattia più frequente del mondo ed è la seconda più disabilitante. Si dirà, vabbè, è una malattia come tante altre. No, perché colpisce in particolare tra i 20 e i 50 anni, quindi il periodo dell'auge del genere umano. E poi colpisce più la donna dell'uomo e sappiamo quanto la donna abbia ancora i nostri giorni da farsi carico di tante cose in più rispetto all'uomo e quindi sopportarli. I costi sono elevatissimi non solo quando la donna o il soggetto emicranico ha mal di testa, ma anche nei giorni tra un attacco e l'altro. Il polmone non è sterile, ma è ricco di comunità batteriche che ne costituiscono un vero e proprio microbiota. Ma che cosa sappiamo oggi di questi organismi e qual è il ruolo che svolgono nel decorso di alcune malattie respiratorie? Abbiamo approfondito l'argomento con il dottor Lorenzo Emmi, allergologo e immunologo. Vediamo il servizio. Lo
Noi oggi sappiamo che il microbiota polmonare, pur essendo scarsamente rappresentato rispetto al microbiota, per esempio, gastrointestinale, è un microbiota che potrebbe avere una sua importanza nella genesi di alcune malattie, in particolare per esempio dell'asma bronchiale. Sono stati già dimostrati dei profili particolari di batteri nell'asma bronchiale rispetto a soggetti sani, e quello che si è visto è che c'è anche un aumento del carico batterico e un aumento della biodiversità. Quindi siamo ancora agli albori degli studi, tuttavia si può cominciare a pensare che di costruire dei profili batterici che sono, come dire, tipici del paziente asmatico. Questi erano i principali approfondimenti della settimana di Sanità Informazione. Ora vediamo cosa succederà nei prossimi giorni e gli appuntamenti più importanti in calendario. Nuove frontiere per la cura dei tumori e farmaci all'avanguardia. È online lo speciale dedicato a tutte le terapie geniche e immunologiche. Inoltre non perdetevi i nostri consueti approfondimenti su politica sanitaria e salute. Seguiteci e continuate a partecipare anche sui nostri canali social. Grazie e alla prossima puntata!